Ciao a tutti, oggi verdure appena raccolte, fiori, fiori di zucchina, zucchine già ben lavate, cipolla, basilico. Iniziamo? Inizio con il tagliare le zucchine. Le taglio a rondelle. Non troppo sottile, neanche troppo spessa. La La cipolla, allo stesso modo. senza piangere. Questa è di Tropea, quindi. È dolce. Stracchino, provola, scamorza, mozzarella e speck. Formaggio parmigiano grattugiato o grana. Tre uova. Un po' di latte. Mezzo bicchiere. Un po' di sale. Pepe nero, stampo 30 centimetri circa, lo ungo bene con l'olio e metto su un foglio di carta forno per la base. Primo giro con le zucchine. Sale, cipolle, i fiori che sono stati già ben lavati, quindi tolgo la parte più dura, li metto così bene aperti. Già i colori sono bellissimi, devo dire. Un po' di sale, ogni tanto lo aggiungiamo, e pepe, olio extravergine, speck, stracchino o altri formaggi cremosi tipo robiola, crescenza, scegli tu. E la provola. Vi consiglio più la provola asciutta e non la mozzarella che farebbe troppa acqua. Basilico e mettiamo una prima parte delle uova. Questo farà da legante fra tutti gli ingredienti. E continuo. Faccio un altro strato. Inizio dalle cipolle a finire con le zucchine. Presso un po' e metto le zucchine sopra. Quindi le zucchine sono sotto e sopra, alla base e all'apice. Altro po' di sale, pepe, olio. Stracchino. Mettiamo su tutto quello che rimane per non sprecare nulla e l'uovo. Parmigiano. E andiamo in forno. 190 gradi ventilato, 200 gradi statico per 25-30 minuti circa. Controllate sempre comunque la cottura. Deve essere così ben dorato in superficie. E non vi dico il profumo.
stacchiamo leggermente i lati, cioè se si sono attaccati, e la capovolgo, ma se volete potete servirla direttamente nella teglia. È giusto una questione estetica. La carta forno serviva a questo. Sarebbe stato meglio sformarla un po' da tiepida, ma io come al solito ho fretta. Basilico e qualche fiore per decorare. Ci sta. Beh, i colori sono bellissimi e sono rimasti bellissimi anche dopo la cottura. Quindi portare un piatto del genere in tavola d'estate è bello. È leggero, fresco, sano, buonissimo. Tagliamo una bella fetta. Vedi come rimane bella compatta grazie alle uova. È cremosa grazie allo stracchino e ai formaggi. Insomma, è buona. Saporita. Beh, buon appetito. Io vado a mangiare. Ciao ciao, grazie come sempre per la visione. Alla prossima. Ciao, buon weekend.